Presidente, 20 anni, un traguardo raggiunto anche dalla Confesercenti, che è stato promotore di questo lungo percorso che ha portato ormai a conoscenza il territorio rispetto agli imprenditori in questo settore che non hanno mai abbassato, tra virgolette, la guardia o la saracinesca. È così. 20 anni, un grande traguardo, siamo molto orgogliosi di essere qui oggi a premiare questi ristoratori che si mettono in gioco, si mettono in discussione in una sana competizione che stimola la qualità, stimola l'innovazione, ma alla fine questo è un premio in cui tutti vincono ed è una grande famiglia, quella della ristorazione, della cultura, delle tradizioni, delle terre di Pisa. Siamo veramente molto orgogliosi quest'anno di introdurre anche una novità che è la divisione di due aree, due categorie, ristoranti da una parte e trattorie dall'altra, proprio nella logica della tradizione tipica della ristorazione e dell'accoglienza toscana, no? Dove da una parte si cura l'innovazione, si cura l'evoluzione, dall'altra il radicamento, la tradizione e l'ospitalità. Quindi molto felici di essere qui oggi con i nostri amici ristoratori a festeggiare loro. Questa, come diciamo tutti gli anni, è la festa dei ristoratori che si ritrovano anche in un momento di maggior tranquillità e fanno un po' di bilancio di quelle che sono state le attività in una sana e simpatica competizione fra loro. Simone Romoli, responsabile della Pisana Confesercenti, insomma, ogni anno c'è questo appuntamento in Camera di Commercio. La valenza di questo premio oggi qual è rispetto alle tappe precedenti? Sicuramente il 2022 è stato l'anno della ripartenza per il settore della ristorazione. Una ripartenza, ci tengo a sottolinearlo, e densa di difficoltà, che in alcuni casi anche nel premio della ristorazione stessa hanno comportato il ritiro di alcuni ristoranti. Su tutti le difficoltà di reperire manodopera qualificata, di reperimento del personale. C'è chi ha piacere ovviamente di competere in maniera importante all'interno del premio della ristorazione, quindi l'assenza del personale di cucina piuttosto che il personale di sala ha comportato il ritiro. Diceva il Presidente, ristorante e trattoria, chi ha vinto? Allora, tra i ristoranti, quest'anno incoroniamo come vincitore del premio della ristorazione la Sosta dei Cavalieri, ristorante che si trova nel centro storico di Pisa, in via Sanfrediano, mentre tra le trattorie. La prima competizione delle trattorie, col ventennale del premio di ristorazione quest'anno è stata vinta dalla locanda Il Boschetto di Volterra. Complimenti da parte mia e da parte nostra ai vincitori. Tutta la provincia è coperta assolutamente, da Pomarance fino al litorale.